di iniziare devo fare il test del nerd. Quanti di voi conoscono Guerre Stellari? No. Oddio mio, poverini. Pochi. Al Coruscant, territorio e Lago d'Orta, diverse approcci. Ok, allora parliamo noi due. Diversi approcci. Sono cresciuto e mi sono tornato a nerd. Bravo. Ma anche gli ultimi non sono male. Okay. Bene, allora a voi la parola. Partito il timer. Coruscant, territorio e Lago d'Orta, diversi approcci all'ambientalismo nella letteratura di genere. Secondo noi è una cosa abbastanza interessante utilizzare questo approccio di fare quella che io amo definire antropologia del pop. La fa Canestrini, c'è un altro antropologo molto bravo fuori dall'accademia anche lui, che è Andrea Guglielmino, che è un critico cinematografico e fumettista, sceneggiatore e appassionato di cinema, laureato in antropologia, si è iscritto ad Ampia, che ha pubblicato una serie di libri per la Golem Libri di antropocinema. Quindi analizzare con l'occhio dell'antropologo culturale la cinematografia di genere. Quello che ha fatto sono ad esempio Star Wars e Terminator, che sono forse i due più interessanti. Qua siamo su Coruscant, centro della galassia, in un tanto tempo fa, in una galassia lontana, siamo nell'universo di Star Wars, e parto da un presupposto: la fantascienza è importante, per carità, ma molto spesso si immagina di scrivere dei problemi reali. È il 2008 quando il tasso di inurbazione supera il 50%. Guarda caso, il 2008 c'è stata anche quella crisi economica terribile. Nel 2050 si prevede un rapporto da 2 a 1, quindi l'idea di un Coruscant, di un pianeta completamente urbanizzato nel 100%, fa paura sotto molti aspetti. Coruscant, da cui deriva il nome da coruscare, quindi brillare, è il faro della galassia perché ha tutte queste nebbie. La cosa più interessante perché è che nel mondo di Star Wars c'è quella che possiamo definire una mitopoiesi. Cosa significa? Che questo mito, prima trilogia originale, trilogia prequel, trilogia sequel, si continuano ad intersecare tra di loro. Nell'ultima riedizione del episodio 6, Il ritorno dello Jedi, vediamo questa immagine, che non è una cavolata, non si vede molto bene, ma è, fanno vedere nel momento dei festeggiamenti, in cui viene buttata giù la statua di Palpatine, cosa che non vediamo nel film originale dell'83. La città che viene immaginata è una città alla CCCP, lasciatemelo dire, produci, consuma, crepa. E anche la svolta dark che ha dato l'avvento dell'impero diventa particolarmente interessante perché ci sono questi grattacieli alti 4-6 mila metri, più alto che abbiamo adesso sulla Terra, 900 metri, quindi è molto più grosso. C'è una continua rinegoziazione e costruzione della città sotto Palpatine, che è l'imperatore. Quello che vedete sono degli enormi droidi che demoliscono e ricostruiscono la città, in quello dell'atteggiamento della costruzione magnificente tipica dei totalitarismi. Viale della Conciliazione a Roma, sappiamo tutti com'è nato e perché è nato in quel periodo. Quello che io propongo è di leggere Star Wars non cronologicamente, episodio 1, 2, 3 fino a 9, bensì in ordine di uscita, perché quello che rappresentano erano le tematiche che andavano maggiormente di moda in quel determinato periodo. Andor, ad esempio, per l'ultima serie che è uscita, hanno una tematica delle ribellioni quando risorgono, se vogliamo, i fascismi in tutto il mondo. La città, tra l'altro, è anche quella immaginata da Blade Runner, quindi una città cyberpunk, claustrofobica, con la mancanza del bello, e parte da una catastrofe ecologica che avviene nel 1992. Blade Runner è ambientato nel 2019. Poi ci sarà un film ambientato nel 2022 che è Soylent Green, che cita la problematica del sovrappopolamento. Il titolo italiano è osceno, 2022 sopravvissuti, che c'entra una cifra con Soylent Green, ed emerge questa idea della necessità di migrare extramondo, la Terra che diventa uno spazio residuale. Questa idea della residualità
e secondo me molto interessante, perché anche in Nathan Never troviamo una città divisa in 8 livelli, dove il livello più basso, quello dove vivono i mutati, la vecchia città con le sue tubature che fanno poi da sotterraneo per poi tutte le costruzioni più alte, viene denominata l'inferno, con una concezione di inferno come il mondo octonio. Questi mutati, guarda caso anche nella Futurama di Mark Groening, vivono sottoterra e sono anche questi dei residuali, occupano questi spazi. E un piccolo intermezzo, qua sarò molto molto breve, spazi residuali del pianeta lo occupano anche i Gungan, che sono questa specie Jar Jar Binks, per intenderci, quella schifezza lì, mondo residuale, ridotto in territori residuali, di cui molto spesso questa popolazione civilizzata vive, ma la popolazione principale, che è quella dei Naboo, non ne conosce neanche l'esistenza, oppure i Navi di Avatar che conosciamo. E arriviamo adesso a quello che è il disastro ecologico. L'esempio è quello di Nathan Never, che come vedete compro tutti i mesi ed è particolarmente interessante. Interessante perché Nathan Never è il fumetto della Sergio Morelli che ha il maggiore impegno, se vogliamo, ecologico. Parte da una catastrofe ecologica nel 2024, dovuta alla ricerca di risorse, bucano il pianeta, ma ne succedono di tutti i colori, tanto che proprio nel 2024 il caro e vecchio Papa Gregorio XVIII decide di ridatare tutto completamente, quindi il 2024 diventa il 1968, con tutti dei problemi di datazione che si creano e il problema di una coincidenza ecologica, che è quella del Macintosh Act, dove dicono che si produce troppa carta e quindi bisogna bruciare i libri perché è uno spreco eccessivo di risorse. A questo Macintosh Act ci sarà poi il Silverius Act, dove si produrrà la carta direttamente nello spazio, verrà lasciato un unico giornale che permetterà di essere stampato, però mi evidenzia la perdita essenzialmente della memoria storica. Questo disastro ecologico dà luogo a quello che viene denominato il territorio, quindi abbiamo in Nathan Never due città, città est e città ovest, e un territorio che è la zona del Messico, anche questo residuale dei criminali, dove vivono queste creature che ci sono i 100 zampi. Venezia verrà completamente distrutta, verrà poi messa sotto un asteroide, però queste stiamo poi proprio troppo nel tecnico. Sergio Bonelli diventa quindi un editore per il clima, a cui esce questo volume cartonato, Uniti per il pianeta, che è una sorta di team up tra tre principali eroi della Bonelli, che sono Mr. No, Nathan Never e Martin Mister, dove si vuole fare questa sensibilizzazione per l'aumento delle emissioni di CO2. È una cosa molto interessante perché questi problemi dell'ecologia vengono citati anche in molti altri lavori, ad esempio dedicati al Lago d'Orta con Rodari e altri. Back to the past, ovvero torniamo indietro. Se fino adesso abbiamo visto un futuro, torniamo indietro. E allora vediamo che cosa succede. Se partiamo da un caso realmente successo, cioè il Lago d'Orta. Io, tra l'altro, sono un geografo economico, quindi con voi geografo economico, quindi con voi ho poco a che fare, ma mi trovo a disquisire di una cosa che mi ha tirato fuori lui quando preparava questo intervento. Abbiamo detto: scusa, ma tutto quello che dici, il disastro ecologico, noi l'abbiamo vissuto sul Lago d'Orta, il lago dove neppure un'anguilla sopravvive, secondo chi? Eugenio Montale, che proprio nel 75, pochi giorni dall'avvento del suo premio Nobel per la letteratura, viene sul Lago d'Orta e scrive: attenzione, guardate che il lago sta morendo. Lo sapevamo già, ma facevamo finta di niente. Perché? Perché ci conveniva. Avevamo le industrie che ci portavano, soprattutto le rubinetterie, che ci portavano a casa un fracco di soldi. Tanto per essere chiari, quando chiude la più grande azienda inquinante, la famosa Bemberg, ecco che lì in quell'ottica 300 operai piangono. Perché? Perché vuol dire non portare a casa economia per le proprie famiglie. Eppure sapevamo che la Bemberg stava inquinando il Lago d'Orta, stava uccidendo direttamente le persone. E poi allora qui mi viene facile fare anche un altro passaggio, quella fantasia,
prima ne abbiamo parlato di futuri distopici, ma abbiamo qualche cosa che ci richiama alla fantasia. Un certo Gianni Rodari, di cui è appena passato i 60 anni di Favole al telefono, ma anche il Barone Lamberto, sappiamo bene dove è passato il Barone Lamberto, ma perché? Perché Gianni Rodari sfrutta Omegna per raccontare in maniera differente la stessa Omegna, ma è un'Omegna idealizzata. Quello che lui racconta nelle ultime favole e nelle ultime filastrocche in realtà è un'Omegna che lui non ha vissuto, se non fino all'età di 9 anni, perché dopo 9 anni, come sappiamo bene dalla sua biografia, va nel Varesotto, e nel Varesotto cosa fa? Suona insieme a un altro gruppo nelle aie del Varesotto e impara filastrocche, impara detti e impara tutta quell'antropologia del mondo contadino, che mi fa un altro collegamento, ovvero la città verso Scampagna, famoso Giovanni Achille Cagna, gli alpinisti ciabattoni. Torniamo ancora più indietro, sì tranquillo, ci siamo quasi in fondo. Siamo sostanzialmente dove? Fondamentalmente Giovanni Achille Cagna e l'ultimo che vi presenterò è Emilio Praga, con le memorie del presbiterio. Stiamo tornati indietro agli Scapigliati. Giovanni Achille Cagna racconta dei coniugi di Bella, tra l'altro vedete un disegno nelle varie tante forme in cui viene raccontato appunto l'alpinista ciabattoni, due coniugi che si muovono e vanno a fare una vacanza per status sociale. Loro vogliono essere riconosciuti come quelli che vengono dalla città e arrivano sul Lago d'Orta, dove in realtà abbiamo pescatori e agricoltori. E cosa succede? Succede che loro non guardano il bello del paesaggio, non vivono il mondo agreste, ma vivono un profondo scotto, non essere riconosciuti come i portatori dell'innovazione. Perché? Perché ce lo dice già Gaber, com'è bella la città, com'è grande la città. E dove è finito il paesaggio? Dove è finito il mondo contadino? Dove è finita tutta questa parte che fa ancora, è ancora sotto di noi, e ancora la ritroviamo, Ma se parliamo ad esempio per gli amici di Torino, tutta la parte del Piemonte contadino, per Carlo Grimaldi, tanto per fare un nome, giusto per capirci. E poi Ostagest. E perché Ostagest? Attenzione, stiamo passando direttamente all'antropologia del turismo. Beh, ovvio, da geografo economico sono finito a fare l'economista del turismo. E quindi qui mi viene un gioco interessante. Riprendo ovviamente Alessandro Simonicca, Roma, eccetera. E che cosa mi porta a casa da questa memoria del presbiterio? Come la comunità locale vede il turista e come il turista guarda la comunità locale, ovvero Emilio Praga, Le memorie del presbiterio. Praga, un'altra volta uno scrittore scapigliato, imposta in un paesino, la Vallestroni, in una valle di 22 chilometri, degli avvenimenti, ovviamente un po' trucci, un po' loschi, della buona letteratura scapigliata, dove noi ricerchiamo il posto, ma il luogo non lo riconosciamo, o ne cogliamo solo alcuni parti. E cosa succede? Succede che il personaggio, che è lo stesso Emilio Praga, richiamato in una sorta di artista appunto molto scapigliato, che arriva un po' così a scoprire questa valle, si muove e scopre che ad esempio il sindaco nottetempo va dalle signorine con vestiti succinti, il parroco fa di tutto e di più tranne che fare il curato del paese, ed ecco Le memorie del presbiterio. Ma le scopre di passo passo. Quindi fondamentalmente il nostro caro protagonista deve entrare e deve diventare parte di quella comunità. Perfetto. Io vi racconto solo l'ultima cosa, che questa rappresentazione dei cittadini che arrivano in montagna è ancora oggi viva, perché tutti e due facciamo i giornalisti, facciamo anche la cronaca nera, e molto spesso ti arriva la telefonata del soccorso alpino che ti dice: è successo qualcosa? Sì, testuali parole, i soliti due pirla milanesi che sono andati giù nella valle, di solito in Val Grande, perché è quella che piace, con le ciabatte, e ci sono o rimasti secchi o siamo dovuti andare a recuperare. Quindi questa idea è ancora presente. Basta, stop. Bene, grazie. Dentro i tempi. Dentro i tempi.
Grazie per le domande difficili dell'antropologo, mi raccomando. Il nerd. Collegamenti a questa presentazione anche molto coinvolgente, quindi grazie. C'è una disposizione, una domanda? Caldo? Liberi. Anche tu. Prego, Donato.